Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo dentro casa, come vedete, perché è arrivato il momento di fare pattinaggio in casa. Vedremo esercizi con i pattini, per questo ho riesumato i miei FR1 arancioni per dare un po' di colore a queste grigie giornate, senti qui che poeta. E anche perché comunque è il primo pattino con cui ho aperto il canale, volevo pattinare con questo, anche se ho pattini più adatti per gli esercizi che faremo, però non ci interessa quali sono noi. E poi vedremo anche gli esercizi da fare con le scarpe e delle preparazioni atletico, quindi un esercizio un po' 360 gradi in casa. Ovviamente la mia casa è molto piccola, quindi dovete allenare quasi di casa perché questo giorno è veramente stretto. Detto questo, partirei subito con vedere gli esercizi a terra. Mi darei il cambio anche adesso perché ci alterneremo. 3, 2, 1, via gli esercizi. Ok ragazzi, allora, prima di vedere lo stretching e gli esercizi di preparazione fisica, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video. Adesso cominciamo con lo stretching, quindi cominciamo ad allungarci, quindi andiamo a toccare giù le punte. Io non è che sono né fatto allo stretching, infatti lo vedrete. Ok, l'obiettivo sarebbe riuscire ad arrivare a toccare il palmo per terra, ok, in maniera graduale, quindi io prima appoggio le dita e l'obiettivo è riuscire piano piano ad arrivare a toccare i palmi per terra. Ok, in questa posizione ci dovremmo stare per almeno 30 secondi, ok? Ora facciamo un po' più dinamico, ovvero faccio questo da qua per andare a lavorare con punte, caviglie. Ok? Allargando un po' le gambe, vado a fare questo esercizio qua. Posso anche farlo un po' più dinamico facendo finta di avere un cocomero in mano, magari si dice così, e provo a spostare il cocomero in alto. Ok? Vedete, in questa maniera tengo la mano in questa maniera qua. Ok, anche questo va fatto per una quindicina di volte o per un 30 secondi, dipende da come lo calcolare. Un altro esercizio molto comodo per allungarci, ok? Tutti gli esercizi che vanno a fare questi allungamenti qua sulle gambe. Quindi vado giù, scendo e vado a prendere la punta, ok? Di profilo li vedete in questa maniera qua. Anche questo un 10 secondi minimo a gamba, ok? Poi faccio il cambio gamba, stessa cosa. Tiro la punta, ok? E cerco di tirare dove tirare tutta la gamba. Di profilo la vedete in questa maniera. Ok, quelli classici ovviamente, quindi dovete stare in questa posizione. L'obiettivo di questo sarebbe riuscire a toccare i gomiti sulle gambe, quindi fare questo, tirare e toccare i gomiti. Ma mi da quant'è che non faccio stretching, sto morendo. Ok, stessa cosa la posso fare in questa posizione qua, un po' più leggero, una gamba e poi l'altra. Ok, anche qui sezione di 15 secondi minimo. Un'altra cosa molto utile che possiamo fare è questo da qua. Allargo un po' le gambe, ok? Vado a piegare una gamba, ok? Tengo la gamba in questa posizione dritta, ok? Dopodiché vado ora ad alzare la punta e vado a cercare di appoggiare la gamba per terra, ok? Questo è molto comodo per allargare e tirare queste fasce muscolari qua. Da questa posizione carico e appoggio il piede e vado a spostarmi su quest'altra gamba, ok? Stessa cosa, tiro un po' in questa posizione, quindi vado ad alzare la punta e vado a appoggiare poi tutta la gamba per terra. Questo un minimo 15 secondi a gamba, ok? Se riuscite a starci anche 30 secondi è ancora meglio, ok? Un'altra cosa che possiamo fare è la preparazione alla spaccata, quindi vado avanti con la gamba, a questo punto la gamba dietro va in questa posizione, di profilo forse si vede meglio, ok? Io devo riuscire a piegare qui, ok? Stessa cosa, ora vado a schiacciarmi. Mi vado a sedere cercando di schiacciarmi avanti. Stessa cosa fino a quando poi non provo ad alzare e non provo a
scendere giù in questa posizione. Che io ovviamente non faccio da più di 5 anni, quindi sono completamente bloccato, non è spaccata. Perché tanto vi può aiutare per fare stretching è tenere le caviglie dietro e scendere giù col corpo, usando i gomiti inizialmente per non creare schianto dietro. Una volta siete abbastanza sciolti, potete provare a toccare con il corpo terra. Altri esercizi importanti sempre di stretching, ma anche per l'equilibrio, sono sulla gamba sola, a tenere le posizioni, ok, tenere gli angeli il più possibile. Vai. Quindi in questa vista la resta a farvi vedere, perché ha molto più equilibrio di me e quindi vi sa fare con molta più grazia. 3, 2, 1, cambio. Allora aspetta, prendo la gamba e la tiro dietro, visto di profilo sarà questa cosa qua. Ok, per quanto riguarda l'angelo posso sì provare senza un appoggio, ma mi complica un po' la vita, se no utilizziamo un piano come può essere un tavolino, e vado ad alzare sulla gamba e a tirarla. Per ammorbidire le caviglie, scaldarle soprattutto, che in questo periodo fa bene. E vediamo la preparazione per la spaccata. Vado a scendere, spingere giù il più possibile. E all'incontrario. A questo punto poi possiamo vedere un esercizio molto utile che serve anche per chi volesse iniziare a preparare il cobra, che si lavora molto sulla caviglia e sul ginocchio. Andiamo a fare questa posizione qua. Appoggio il piede sopra la gamba e vado a spiegare la caviglia verso l'interno e verso l'esterno. Beh ragazzi, come avete visto il video era già abbastanza lungo, quindi abbiamo deciso di dividerlo in due parti. Oggi abbiamo fatto lo stretching, domani andiamo a vedere il potenziamento muscolare, quindi tutti gli esercizi addominali, glutei, gambe, utili per pattinare. E andremo a vedere anche degli esercizi con i pattini da poter fare in casa o comunque in piccoli spazi, penso anche quello in un prossimo video. Sì, esatto, abbiamo deciso di dividere questa miniserie in vari appuntamenti per comunque tenervi più aggiornati, per comunque darvi un video al giorno, visto che comunque siamo anche noi in una situazione in cui non sappiamo cosa fare. E quindi arriveremo, questo video sarà diviso in tre parti, quindi oggi abbiamo visto lo stretching, poi vedremo il potenziamento fisico per andare a vedere con i pattini esercizi in casa. Comunque, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati sui nostri video. Ciao ragazzi, a un prossimo video, ciao! Ciao!